A non piacere sono le decisioni quantomeno discutibili che vanno dallo smembramento della scuola con le classi sparse in giro a mo' di spezzatino e arrivano fino alla demolizione, scelta ritenuta inutile nella migliore delle ipotesi. La sede del liceo Marconi di Pescara è di nuovo al centro della protesta del comitato composto da docenti, personale, famiglie e studenti. Sono 2 anni di ritardo perché in effetti dal 2018 che la provincia ha avuto questi fondi, quindi avrebbe dovuto sicuramente operare innanzitutto per quanto riguardava il trasferimento degli studenti. Per quanto riguarda invece le sedi, la cosa che più ci meraviglia come operatori della scuola e come comunità scolastica in generale è perché queste sedi, visto che la Di Marzio, l'ex alberghiero l'alberghiero in via Tirino e la Terno Mantone sono sedi scolastiche, non sono state allestite in tempo utile. Ripeto che già da aprile, dal 21 aprile, noi avevamo assegnate le 13 aule della Di Marzio. Stanno facendo ancora dei lavori di adeguamento per il cablaggio, per rendere le sedi decorose e salubri. C'è un progetto per fare il Marconi ex novo, ma pare che si possa anche tutto sommato invece solo restaurare. Allora, riguardo a questo aspetto è stato presentato un esposto alla Procura della Repubblica da parte di docenti, diciamo, esperti, architetti, più addentro in queste materie tecniche. Quindi per quanto riguarda la demolizione, infatti anche noi esprimiamo delle riserve. Però adesso l'istanza pressante di tutta la comunità scolastica è di avere delle sedi dove poter iniziare in serenità il nuovo anno scolastico. Tra l'altro noi dal 1 settembre avremo un nuovo dirigente, anzi una nuova dirigente, la dottoressa Giovanna Ferrante, che già è stata per 7 anni a Villa Santa Maria. Io penso che la dottoressa Ferrante saprà mantenere saprà dare fiducia a questa comunità scolastica. Io l'ho già conosciuta. Come Marconi ci batteremo su questi due fronti, sia per appurare effettivamente se la demolizione è assolutamente necessaria, se non si poteva agire diversamente, ma soprattutto vogliamo sedi sicure, decorose e che abbiano la conformazione di scuola, perché penso sia un diritto per quanto riguarda gli studenti e le famiglie, ma sia un dovere da parte degli enti deputati, in questo caso la provincia, assicurare questo. Sto predisponendo una lettera di richiesta alla provincia che il dirigente scolastico ancora in servizio fino al 31 agosto dovrà, presumo, firmerà, che è di richiedere tutti i certificati di agibilità e di idoneità di queste sedi.